Sono il numero 16 di via di Ponte Quattro Capi all'isola di Berina. Adesso qui c'è una trattoria, la trattoria della Soralella. E proprio qui finisce una bella storia che inizia poche centinaia di metri più in là, a Campo dei Fiori. La storia di una donna dal grande cuore, il cuore di Roma. A Campo dei Fiori negli anni 30 c'è una vedova, Angela Pietrucci. Ha perso ancora giovane il marito, Giuseppe Fabrizi, e ora c'ha un banco di frutta e verdura. La piccola Elena cresce lì, accanto alla madre, in quell'allegro mescolio di grida, colori, donne affaccendate e venditori ambulanti. Sì, nonna aveva 2 anni, rimase orfana del papà, che c'ebbe un incidente col carretto, no? E quindi diciamo loro sorelle vennero cresciute da fratello maggiore Aldo e c'avevano sto banco poi a Campo dei Fiori, quindi nonna ancora in fasce con la mamma che stava lì a vendere frutta e verdura a Campo dei Fiori. Poi quelli insomma erano anni molto difficili, prima della guerra, poi durante la guerra. E proprio lì conoscerà Renato Trabalza, che sposerà nell'aprile del 1935. Sono tempi duri, bisogna arrangiarsi e ognuno si ingegna come può. Il fratello di Elena, Aldo, muove i primi passi nel cinema. Non è facile neanche per lui, ma in quel piccolo cosmo che è il mercato di Campo dei Fiori ci si aiuta l'uno con l'altro, si stringono amicizie. Così Giacobbe Fornaro, che vende abiti usati. Sì, è un ricordo molto particolare perché allora mia nonna abitava già in ghetto una volta sposata, però da signorina, diciamo, non sposata, abitava a Piazza Benedetto Caroli, che è proprio la piazza prima di Campo dei Fiori, e andava a fare la spesa a Campo dei Fiori, dove il padre aveva un banco di vestiti usati. Cosa voleva dire all'epoca avere un banco di vestiti usati? Voleva dire che sul banco venivano messe da una parte le stoffe per fare i vestiti, che potevano essere sia nuove che usate, ma dall'altra c'erano dei veri e propri stand dove venivano appesi dei vestiti che venivano presi negli svuotacantine, nelle svuotacase, eccetera. Il fratello della sorella, che stava agli inizi, proprio alle prime armi, Aldo Fabrizi, ogni volta che doveva fare un provino, andava dal papà di mia nonna, quindi da nonno Giacomo, da nonno Giacobbe, e gli chiedeva un vestito per andare a fare il provino. E diceva: "Sor Giacobbe, ci avesse tante volte da prestarmi un abito che do andare a fare il provino, eccetera". E il nonno glielo dava sempre, non solo, ma non glielo faceva pagare, perché in realtà all'epoca gli abiti si affittavano anche. Quindi, siccome nonno, da questo punto di vista, hanno sempre detto era molto generoso, era molto buono, Aldo non gli ha mai fatto pagare niente. Ed Elena e Renato? Proprio quando la signora Angela lascia il suo banco al mercato, la coppia si lancia in una nuova avventura. Renato lavora al mattatoio, riesce così a rimediare qualche ritaglio di carne, frattaglie e interiora, ed Elena, che in cucina ci sa proprio fare, sa trasformare quegli scarti in succulente pietanze e le vende come può, come riesce. Abitano in via della Barchetta 14, una traversa all'angolo con Campo dei Fiori. È un vicoletto stretto, nel loro palazzo ci sono altre famiglie. E così Elena Fabrizi, che tutti chiamano Soralella, ha messo su quello che oggi chiameremmo un delivery, vendendo piatti pronti ai suoi vicini, cucina romana naturalmente, compatibilmente con quello che riusciva a rimediare, pasta e fagioli, stufati, minestroni, che il tocco della Soralella rendeva unici. Nonna, se più là durante la guerra se barcamenava o mi sembra i ricordi, a vendere i calzini oppure faceva da mangiare per tutto quanto il palazzo, tant'è vero che c'è un aneddoto che praticamente aveva fatto uno stracotto, uno stufato. Nel frattempo gli suonano, era l'esattore delle tasse che doveva pignorare le cose. Allora diceva: "Ma io non c'ho niente, ma guardi così, eccetera, eccetera". Dice: "Qua la bicicletta". "No, ma qua la bicicletta è di mio figlio, ci va a lavorare, come faccio?" Così. Tira molla, tira molla. Questo poi all'improvviso fa:
Dice, ma che è sto profumo? Io adesso sto stufato. Dice, vuoi un pezzettino, lo faccio assaggiare. Tra l'altro posso togliere un pezzettino, quelli non si raccolgono. Questo prende farpanina, eccetera, eccetera, talmente contento. Sto sapore così, è masurale. Vabbè, io tutto a posto, tutto bene. E lei poi, ecco, quando stava qua raccontava anche vari aneddoti legati un po' alla vita sua. Lei c'aveva sta fissa di... Infatti noi abbiamo faticato parecchio quando c'erano le prime carte di credito, no? Noi abbiamo messe e lei praticamente voleva i soldi, no? E vedeva sti pezzetti di carta. Ma i soldi c'è al cliente, i soldi c'è là. Cioè no, signor, no, c'è una carta di credito, signore, i tempi sono cambiati. Ah, andiamo bene, proprio bene, da là è nata sta cosa, ci ha fatte togliere. Perché, e poi ce l'abbiamo rimesso. Elena conosceva tante famiglie ebree, probabilmente per via del fatto che erano ebrei molti degli ambulanti che lavoravano nei mercati di Campo dei Fiori e nella vicina piazza della Cancelleria. E proprio in questa piazza Elena e Renato aprono nel 1940 la loro prima trattoria. Signora Lella, mi dica. Eccoci qua. Io volevo parlare un pochino con lei perché mi pare proprio che lei avesse già un ristorante a quell'epoca. In piazza della Cancelleria. Cos'era, un piccolo ristorante? No? Oppure... Beh, era un ristorante normale. Io mi ricordo facevo qui sui così con un pochetto d'olio e basilico e pomodoro, un pochetto di pasta perché pare se ne poteva da 80 grammi, 100 grammi, una cosa del genere. Perché anche la pasta, oltre che il pane, si diceva pane nero, ma c'era anche la pasta nera. Anche la pasta nera, ma io mi ricordo delle chiocciole nelle sì, latte. Sì, quella, come si chiama, quella pasta, la pasta nera, insomma, non mi ricordo il nome. E certo, era stata brutta, bruttissima per tutti. Però per fortuna ha voluto che io avevo questo piccolo ristorante, o piccolo, grande com'era, che noi, diciamo, ai miei figli non gli è mancato niente perché... O davo all'altro, immagino se gli davo ai miei figli. Certo. C'ho avuto questo solo, questa cosa bella. Ma che insomma, non hanno... insomma un pochino di funzione umanitaria un ristorante a quell'epoca ce l'aveva, perché magari forse anche qualcuno che si mangiava quel po' di brodaglia, lei qualche... Ma quante bambine passavano, amichetti di mio figlio, le mie figlie, e io gli facevo... A Bagnotelli, che andava a mangiare un vicoletto lì dietro, che c'era il vicolo dell'Aquila. Quante volte l'ho fatto? Nel 1938 vengono promulgate le infami leggi razziali, ma il peggio per la comunità ebraica romana deve ancora venire. Il 16 ottobre del 1943, in una piovigginosa mattina d'autunno, i quartieri della capitale, a partire dal ghetto, vengono rastrellati dai tedeschi. Gli ebrei di qualsiasi età sono incolonnati e portati via. Ma c'è chi riesce a fuggire da quell'atroce destino e per molti di loro la salvezza viene da amici, conoscenti, a volte semplici vicini o passanti, che sfidando fascisti e nazisti mettono al sicuro quella povera gente innocente. La sorella andava a fare la spesa ad un banco di frutta che stava proprio dietro al banco di nonno, quindi conosceva molto bene la famiglia di nonno. La mattina del 16 ottobre, quando ci fu la grande retata, nonna in realtà a Roma non c'era già più perché Cozziolello si era trasferita a Tagliacozzo. C'erano rimaste solamente nonna Emilia e zia Emma che doveva partorire della prima figlia. Nonno Giacobbe era stato già preso perché era stato preso la sera dell'8 ottobre per una spiata fascista, perché lui a casa aveva una radio che era clandestina. La signora che abitava vicino a loro, che aveva da poco partorito, aveva le crisi postpartum. Quindi che cosa succedeva? Non poteva sentire i rumori, quindi denunciò nonno Giacobbe che aveva questa radio illegale. Quando i fascisti vennero a bussare alla porta, nonno Giacobbe disse «No, ma io, ma che scherzate, ma gli ebrei non possono tenere la radio, io non ce l'ho». In quel momento nonna Emilia, che non si era accorta di tutto quello che succedeva alla porta, accese la radio e si sentì l'uccellino praticamente della radio che cantava in lontananza. Quindi i fascisti si presero nonno Giacobbe, lo presero appunto l'8 ottobre insieme alla grande retata dei carabinieri. Fu
fu portato a Regina Coeli, dove rimase fino al 24 gennaio del 44. Partì con i carabinieri, solo che i carabinieri partirono tutti quanti verso destinazione Mauthausen. Lui partì ad Auschwitz, dove quando è arrivato è morto subito. E appunto la mattina del 16 ottobre la sorella, quando seppe che era retata al ghetto, uscì di corsa da casa per andare ad avvertire mia nonna di scappare. Quando arrivò là non trovò nessuno, ma perché in realtà loro già non c'erano, perché nonna Emilia con zia Emma, siccome zia Emma era incinta di 9 mesi, perché poi a novembre è nata la figlia Regina, è nata Gina, cosa è successo? L'aveva portata a Fate Bene Fratelli dicendo che c'aveva le doglie, quindi si era praticamente quella mattina rifugiata a Fate Bene Fratelli, quindi quando la sorella non li avvisse era convinta che li avessero presi tutti quanti. Al Fate Bene Fratelli, l'ospedale sull'isola Tiberina, il dottor Borromeo e un pugno di medici e frati coraggiosi nasconde i fuggiaschi inventandosi il morbo K. E allora gli è venuto in mente a Borromeo di fare, invece di avere solo quella stanza a 4 letti, prendere tutta la parte dall'altare fino alla vetrata, quindi una ventina di posti grosso modo, e con la vetrata ben chiusa che nessuno poteva entrare perché era una malattia infettiva pericolosissima, no? E la chiamò, scherzando, la chiamò morbo di K per alludere alle lettere iniziali del generale Kappler, che era il capo dei servizi segreti dell'SS e poi della Gestapo, o al Kesselling che comandava le truppe tedesche in Italia, no? Cioè la paura che veniva, la malattia che veniva per la paura di questi, è morbo di K. Secondo lui, no, si era inventato tutto, non esisteva. Dice, il morbo di K era una malattia neurodegenerativa assai grave che conduceva in fasi successive a stati di ansia, mioclonia, disartria, talora anche alla demenza e alla morte fra atroci sofferenze. La malattia era estremamente contagiosa e non se ne conoscevano ancora cure efficaci. I postumi erano assai invalidanti. Iniziava con stati d'ansia, spasmi, panico o aggressività, perdita di memoria, allucinazioni, forte migrani. Cioè tutto per via, qui non entra nessuno, questi sono pericolosi, non entra nessuno. Entrano solo quelle poche persone che Borromeo aveva autorizzato a seguire questi finti malati. E la sorella? Questa giovane donna intrepida fa la sua parte. Quando è cominciata la razzia, la notte, no, degli ebrei, alcuni durante la razzia nella notte sono riusciti a scappare verso l'isola e allora Ossicini si è in accordo, l'ha fatti entrare in un ambulatorio e poi la mattina dopo sono messi d'accordo come nasconderli e allora hanno cercato soluzioni un po' più sicure. Una, sapete che era? Sotto la sala assunta, accanto di là dall'altare, c'era, cioè dentro la sala assunta, c'era spazio, non come adesso che stiamo attaccati all'altare, no? C'era un po' di spazio. C'era una stanzetta per 4 letti che era veramente di isolamento, quindi già c'era la stanza di 4 letti per isolamento, però in questa stanzetta c'era una botola che andava a finire dove sotto confluiva l'acqua di reflua da tutto l'edificio e si arrivava lì, c'era come una specie di vasca e quindi quest'acqua si riuniva, diciamo così, sotto questa stanza e poi da lì finiva nel Tevere e finiva esattamente, vi dicevo, dove sta il cancelletto, ma sotto il livello dove la gente cammina, no, sulla sponda dell'isola, sotto, se voi vedete, ci stava uno, c'è un, non so se c'è ancora, c'è un tubo che portava quest'acqua lì giù. Allora, che hanno fatto? C'era questa botola, ci hanno messo sopra un tappeto in modo che non si vedesse che c'era la botola sotto e fecero scendere parecchi di loro dentro in questo, c'era una stanza sotto praticamente. E fra le persone che offrivano, ho detto che tutti quanto non aiutavano, quella che qua ha fatto il ristorante, la sorella dei Fabrizi, no, a quel tempo non c'aveva ristorante, però già cucinava in casa e poi andava vendendo. E quello che gli avanzava lo davano a noi e noi, gli aspiranti, la portavano a queste persone che stavano lì sotto. Ma non finisce qui. Tra i tanti conoscenti c'è pure una famigliola di ebrei, padre e madre e 2 bambini. Ogni notte, quando il ristorante chiude, Renato ed Elena li fanno nascondere in cucina. Tutto bene. Fino a una sera. Ci raccontò papà che praticamente una sera, quando avevano chiuso, c'era nonno
c'era zio Toto, che era il cognato, perché era il marito di zia Teresa, la sorella della mamma, zia Assunta e papà. Quindi vanno e all'improvviso si vedono arrivare una camionetta dei nazisti, dei ufficiali tedeschi, con mi pare anche un paio di miliziani fascisti. Si fermano, mi fermano, a te dice ci deve dare le chiavi del negozio. Nonno era un po' fumantino, era di Trastevere, era uno insomma che aveva fatto la vita così, e comincia a dire no, io un toto. Nel frattempo però c'aveva non paura, più che altro perché c'era zia e papà che insomma erano piccoli, quindi. E questo sto tira e molla, gli do le chiavi, non gli do le chiavi, faceva sempre il gesto dei tagli e poi si rimetteva in tasca e diceva no guarda siamo stanchi, ma va, mandaci a casa, che se mettiamo a fare. Poi no, questo insisteva, ti do, no? E mi ricordo papà che disse che incominciò a guardarlo fisso negli occhi, questo tedesco. Stettero qualche secondo in silenzio, così stava a prendersi e mette in tasca. Nel no, frattempo. E chiavi in teto. E dice: no, e chiavi in teto. Papà dice sempre questa frase, no? Che esatto. Nonno disse: mentre no. Gli porge le chiavi perché non c'erano più scelta, fece come uno scatto, esatto. Ritrasse no, ma perché te devo dare le chiavi? E lì intervenne il miliziano fascista che disse guarda che garantisco è brava gente, questi sono lavoratori, stanno qua, fanno da mangiare. E il soldato tedesco lì, ufficiale, mi disse papà che confabulò con l'arci, cioè, così fu veramente una, e allora disse, cioè, una cosa divina, va bene, cambiare l'idea, va bene, però ritorneremo, via. Morale della favola, zio Toto al bagno per una settimana, nonna colica del fegato, e invece nonno tranquillo. Il ricordo di quell'atto di umanità è al polso della sua Lella, un braccialetto dal quale non si separerà mai. Permesso? C'hai i peperoni buoni, Gigi? Ammazza, meglio di questi. Fammi un po' vedere quella cassetta là, se mi piace. Che questi sono speciali. Fammi un po' vedere. Che questi è una cosa estera. Ma mica tanto, ammazza, sai, perché... meglio di questi. Ma va, ho paura che sto quelli a tre punte che pizzino. No, questi sono smelati, dolci, voi dovete stare attenta che quando piatti i peperoni non so a tre punte, perché tanto orto possono pizzicare. No, non pizzicano. Quando che uno fa un piatto preparato che pizzica, buttiamo tutto. Ecco qua. Allora, qui la sorella su questa ripresa porta un bracciale con una o due sterline attaccate, ora non lo so, ma nonna raccontava sempre che quel bracciale gliel'avevano fatto per regalo quelli che lei aveva salvato la mattina del 16 ottobre, perché lei aveva salvato delle persone facendole nascondere in una cucina di un ristorante. Questo bracciale sì, me lo ricordo, però non ricordo bene il motivo di questo regalo. Poi qualche tempo fa Mauro me l'ha spiegato che era successo, era stato donato da una famiglia ebrea per gratitudine a qualche buon gesto che aveva fatto lei verso queste persone, però l'ha tenuto per tanti anni. Poi dopo, quando nonna è arrivata in punto di morte, papà da buon figlio, diciamo, tutto quello che avevano regalato ai nipoti, perché prima di nonna, l'anno prima è morta nostra zia, quindi i nostri cugini erano ormai, diciamo, orfani, quindi papà giustamente tutti i doni li ha regalati ai nostri cugini. La guerra finisce, la ripresa alla normalità è lenta e difficoltosa. La sora Lella per un periodo deve mettersi a vendere polli e uova in via del Pellegrino, ma solo per poco. Di lì a breve, con il marito e il figlio Aldo, riprenderanno l'attività di ristorazione, di locale in locale fino ad arrivare qui, sull'isola Tiberina, dove dopo di lei i suoi nipoti continuano a preparare piatti secondo le sue ricette magiche. Quante volte
Entrando o uscendo dal ristorante, lo sguardo della sorella si sarà soffermato sull'ospedale e poi più giù, fino alla sinagoga. E sarà ritornata con il pensiero a quegli anni difficili e agli amici salvati, ai pentoloni portati di nascosto ai frati, ai tedeschi che sfregiavano con il loro passo i vicoli del centro, a quella sera in cui per un pelo non furono scoperti. E se una lacrima gli avrà offuscato la vista, a me pare di vederla mentre se l'asciuga e scrollando la testa conclude: andiamo bene, andiamo proprio bene. Forse non sai, ho visto uomini morire per noi. Forse non sai. Uno che ancora ne sento la voce, e un altro che il mondo lo aveva cambiato. Uno con addosso un colore che era come una croce, un altro che un giorno era stato ingannato. Forse vedrai, forse vedrai ancora uomini non piegarsi mai. Forse vivrai. Forse vivrai, grazie a quegli uomini, non ti perderai.